Buongiorno, benvenuti allo Studios Academy. Oggi facciamo un tutorial su come si fa un podcast. Vedremo alcune attrezzature e vedremo alcune tecniche, anche faremo delle prove pratiche. Allora, come prima cosa, che cos'è un podcast? Un podcast è una registrazione, cioè il termine podcast è una registrazione di un contributo audio, era partito in quella maniera, che può essere scaricato. Quindi un contributo che, diversamente da quelli che sono i contributi radiofonici, può essere disponibile in rete e può essere ripreso, rivisto dagli utenti. Scaricato si intende anche riutilizzato in streaming. Per esempio, è tipico un podcast in Spotify, Deezer e YouTube. Quelli sono podcast perché sostanzialmente li puoi rivedere. Adesso, recentemente, insieme ai podcast audio, sono stati inseriti anche i podcast video, quindi materiali che possono essere rivisti. E quindi, in senso lato, anche il termine podcast può essere utilizzato per i video di YouTube. Noi adesso, utilizzando le attrezzature che abbiamo qui alla radio, Studios Academy Radio, andiamo a vedere quali sono le migliori attrezzature e le migliori tecniche per fare un buon podcast. Noi parleremo solamente della parte tecnica, perché per quanto riguarda la parte diciamo di speakeraggio, quindi la parte dei contenuti, lo rimanderemo ad un'altra sessione diversa. Innanzitutto andiamo a vedere quali sono i migliori microfoni per questo tipo di attività. Allora, questo mi è stato chiesto anche recentemente da uno studente. I migliori microfoni dipende dal tipo di situazione in cui ci andiamo a trovare. Per esempio, quello che stiamo utilizzando adesso è un microfono a condensatore ed è in una sala abbastanza trattata. Adesso mi sto fidando del mio allievo qui, che sta dicendo che l'audio è buono e quindi dovrebbe sentirsi abbastanza bene. Che succede? Questo tipo di attività, questo è un TLM 103 della Neumann, è un microfono che può essere idoneo in contesti molto silenziosi e trattati. Diversamente da quello che succede, per esempio, in un contesto in cui ci sono diversi podcaster a parlare, per esempio se siamo in una radio con quattro podcaster, come vedete da questa immagine. In questo caso qui, noi non vogliamo che il parlato di una persona rientri nel microfono dell'altra persona e quindi si possa creare un effetto ambiente che può far indurre nella mente dell'ascoltatore un effetto di riverbero. Quindi in quei casi là si utilizzano microfoni che escludono questo effetto, quindi microfoni prevalentemente dinamici che hanno comportamento cardioide. Quindi, per esempio, è il caso di alcuni microfoni. Facciamo esempio di microfoni più famosi: SM57, SM58 della Shure e altri microfoni di questo genere. Esistono dei microfoni, senza fare altre pubblicità alla Shure, che me ne abbiamo fatte già abbastanza, che sono per uso radiofonico specifico. E questi microfoni qui hanno l'antipop integrato. E qui vediamo qualche immagine di qualche microfono di questa tipologia più utilizzato nell'ambiente radiofonico. Ecco, quello che state vedendo adesso è un microfono della Shure SM7B, che è un classico dei microfoni utilizzati nell'ambito radiofonico perché ha un ottimo effetto cardioide, un comportamento cardioide e non prende i rumori di fondo perché deve essere molto, è molto direzionale e molto poco sensibile. Quindi la caratteristica è perfetta e ha l'antipop integrato, quindi viene utilizzato. Chiaramente è molto costoso, si possono utilizzare anche microfoni meno costosi, dipende da quanto la radio ha nella disponibilità. Andando avanti, i passaggi che vengono utilizzati per un routing audio sono un mixer, che prende tutti questi canali microfonici in ingresso, e i canali di linea che vengono utilizzati dai podcaster oppure dalla regia, che possono essere, per esempio, dei computer, oppure un telefono che manda un contributo in una telefonata e cose di questo genere. Quindi un mixer analogico o digitale. Qui c'è la vecchia questione se il mixer deve essere analogico o se può essere digitale. È evidente che se si vuole avere quanta più versatilità possibile, è evidente che un mixer digitale è meglio. Non sono più i tempi di una radio degli anni 70, in cui avevi quattro microfoni, sei microfoni, quella era la situazione. Oggi c'è da fare un routing diversificato per ascolto, per la regia, per il podcast che sta parlando, magari per un'altra trasmissione che stiamo facendo in un'altra regia della stessa trasmissione dove mettiamo degli altri contenuti. Quindi è normale che dobbiamo avere diversi aux con diversi ascolti.
e per motivi legati a una praticità si vuole avere un mixer compatto che possa avere all'interno ogni tipo di effetto, per esempio i compressori, i de-esser e tutto il resto, tutto integrato. Considerate che una situazione di semplicemente quattro microfoni in un ambiente analogico, dove a parte hai i compressori, de-esser, eccetera, comincerebbe a essere un banco di una certa dimensione. Invece in un mixer digitale è tutto quanto raccolto. Oltretutto, per quanto riguarda il mixer digitale, c'è la possibilità di richiamare le scene e quindi evitare di andare ogni volta a segnarsi le impostazioni manualmente. Quindi questa è la situazione. Allora, noi vediamola come prima cosa. E come viene settato un mixer digitale e quali possono essere i problemi legati all'utilizzo sbagliato del mixer digitale. C'è stato Vinici Marco qui che infatti ha provato a fare una trasmissione con mixer digitale trascurando quello che noi andiamo a dire oggi e ha avuto il classico effetto di ritorno utilizzando una connessione esterna di una telefonata, quindi praticamente utilizzando il microfono, il mixer digitale come uscita verso l'ascolto e allo stesso tempo come ingresso sullo stesso canale. Adesso andiamo a vedere questi particolari. Ecco, qui ci troviamo nella sala del mixer della radio e quindi la sala dove noi mandiamo, in alternativa ad un altro metodo che vedremo più avanti, i podcast, quindi dove li registriamo. Allora, come funziona? Noi utilizziamo dei software per registrare podcast, principalmente Cubase, però possono essere utilizzati anche altre tipologie di software, per esempio direttamente dentro il software di encoding radiofonico, come per esempio Virtual DJ, all'interno del quale è possibile registrare direttamente il podcast con chiaramente con poche funzioni, quindi non è multitraccia, cose di questo genere. Quindi noi facciamo un esempio di una registrazione su un software, Logic, Cubase e via dicendo, oppure recentemente, e questo pure lo vedremo in un altro podcast, WaveLabCast, che è un software della Stemper pensato appositamente per registrare e post-produrre un podcast, e utilizziamo questo mixer digitale. Allora, come funziona qui la strada del mixer digitale? Allora, il mixer digitale, al di là di non vado a parlare dei singoli canali, come funziona la strada dei singoli canali, quello non ci interessa. Vediamo solamente come funzionano le uscite. Allora, noi abbiamo un main mix. Nel main mix è quello che praticamente esce sul main, l'uscita main del mixer. Noi sul main mix mettiamo il left e right, semplicissimo. Quindi l'uscita principale di quello che è collegato a questo mixer, cioè l'uscita left e right del computer. E quindi noi andiamo a selezionare e infatti l'ingresso è USB. Quindi l'ingresso del canale 1 e 2 è USB. Quindi semplicemente sul main mix abbiamo solamente l'ingresso del USB, quindi l'ingresso diciamo del computer. Ok, poi abbiamo diversi aux. Gli aux ci servono per fare diverse cose. Allora, vediamo che cosa in particolare. Il primo aux è l'aux che manda l'ascolto a un computer parallelo che noi utilizziamo. Adesso qui è smontato, ma diciamo tipicamente qui c'è un altro Mac qui che riceve le telefonate e manda l'audio della sala. Allora, come vedete qui, per esempio, quindi quando abbiamo degli ospiti esterni, sul mix 1, che è il mix che va a chi sta al telefono, gli mandiamo tutti i microfoni della sala, che sono i quattro microfoni del podcast più il DJ qui della sala della regia, e teniamo spento il main, chiaramente, se no andrebbe in feedback perché ascolterebbe se stesso e quindi entrerebbe in un feedback. E questo è a posto. Possiamo anche mandare pochissimo. Un po' di togliere il muto e mandare poco poco la parte main per far ascoltare magari una pubblicità per fargli capire quando sta per finire questa pubblicità, però con molta attenzione perché se lo mandi allo stesso livello sicuramente andrebbe in feedback. Quindi gli puoi mandare poco poco, quindi ci sarebbe comunque un piccolo feedback ma non tanto fastidioso e lui però potrebbe avere percezione dall'altra parte del fatto che sta finendo una sigla, una pubblicità, eccetera. Ok, quindi lo rimettiamo in muto. In muto e abbassiamo pure così siamo sicuri non ci sbagliamo. Chiaramente l'ingresso principale, quindi sul del microfono invece della telefonata, lo mandiamo come tutti gli altri ingressi microfonici della sala su un aux mic. Allora, che cos'è questo qui? È un'uscita
stereo, quindi un'uscita, non un'entrata, e un'uscita stereo dei canali della radio. Quindi noi sostanzialmente in questa uscita noi mandiamo tutto ciò che non è il main e che deve andare all'interno della registrazione o nella diretta. Quindi gli mandiamo tutti i microfoni, adesso vediamo che giro fa questo qui, e nella seconda schermata andiamo a vedere, gli mandiamo la telefonata. Ok? Che è mutata, la smutiamo. Quindi gli mandiamo anche la telefonata. Quindi stiamo mandando i microfoni della sala più la telefonata. Quindi tutto questo per noi si chiama mic, aux mic. Dove va a finire questa roba qui? Prima di entrare nel computer, va a finire su una seconda scheda audio dedicata, che è questa qui, la vedi qua? Vabbè, Che microfono c'è una seconda scheda. Noi utilizziamo un R22 della Steinberg. Quindi tutto questo aux qui esce e va a finire lì dentro. E qui siamo a posto, nel senso, questa scheda qui è quella che noi mandiamo nella diretta, che non è la stessa scheda da cui noi ascoltiamo, perché noi ascoltiamo il main mix dove abbiamo solamente il main aperto, gli altri canali tutti chiusi. Capito la questione? Va considerato che, giusto, non ho detto prima, lo precisiamo adesso, che tutti i software di encoding del radiofonico, ma anche qualsiasi software di streaming, può utilizzare più di una scheda audio. E questo sistema qui serve proprio per eliminare il feedback. Ok? Poi abbiamo un altro aux separato, quindi ripetiamo, mic. Il mic per noi è tutto ciò che va alla scheda audio e che è quello che va in onda. Nel mic ovviamente non ci va il main. Siccome noi quando andiamo ad ascoltare il main potremmo avere un ritardo, andando ad ascoltare il main potrebbe avere un ritardo perché il main è quello che esce fuori dal software e ci torna indietro. E non tutti i software di automazione radiofonica riescono facilmente a modificare il buffer size, quindi non riescono a modificare la latenza facilmente modificando il buffer size della scheda. Allora, noi che abbiamo fatto per evitare questo problema e per evitare di mettere in crisi il computer oltretutto, quindi anche quando registriamo con Cubase, noi a chi sta parlando nella sala mandiamo un mix separato che chiamiamo tavolo, il desk tavolo. Sostanzialmente chi sta sul tavolo non ascolta quello che stiamo registrando, ma ascolta se stesso direttamente. Oppure, se vogliamo, possiamo fargli ascoltare anche il main senza problemi. E tutto questo qui avviene senza latenza, perché lui gli arriva dal mixer, non gli arriva elaborato dal sistema, arriva diretto. Allora, quindi abbiamo Mac è il telefono, cioè quello che noi mandiamo al telefono. E su questo ovviamente deve essere spento il telefono stesso, non deve sentire se stesso. Infatti andiamo a controllare, Mac, lui è spento. Tavolo, quello che noi mandiamo al tavolo, e al tavolo mandiamo i microfoni e la telefonata. Paradossalmente, cioè noi addirittura potremmo, questo ci consentirebbe per esempio di mettere in comunicazione il personaggio che sta telefonando con chi sta nel tavolo, senza che questo vada a finire nella diretta, in una fase preliminare. Quindi io potrei andare su mic, per esempio, tenere mutato, facciamo conto che il microfono 1, che è questo qui, lo muto, e lui lo muto insieme al telefono che entra. Quindi loro tra loro possono parlare, ascoltandosi, senza che questo possa incidere sulla registrazione, perché lo fanno attraverso il mix tavolo. Cioè, quindi sul mix tavolo tengo accesa la comunicazione tra di loro. Quindi Una loro sorta di continuano a talkback, parlare, una sorta di talkback. eh? Sì. Io l'importante è che quello che devo sapere è che quello che sta sul mic va a finire nella registrazione. Quindi per noi è importante che questo qui sia mutato o smutato in base a come mi serve. Va bene? E questa è la questione, abbiamo finito qui. Viceversa, per esempio, invece, l'amico qui, studente che nella sua attività culturale ha fatto un lavoro di questo genere, quindi acquisiva un audio esterno e lo passava sul mixer digitale, faceva questo errore qui. Nel main mix mandava il main alle casse,
e alzava chiaramente i microfoni. Alzando i microfoni tornava su se stesso e quindi si creava un loopback. Questo invece è il modo con cui invece questo qui poi non farlo accadere. Ok, è abbastanza semplice. Adesso noi invece andiamo a vedere cosa si è inventata la Zoom, un mixer digitale specifico per fare i podcast, che racchiude tutto questo in maniera molto più semplicistica, quindi senza ulteriori versatilità, però è molto pratico e quindi fa le funzioni principali senza grosse sovrastrutture, e quindi è un sistema molto più diciamo semplice, meno versatile di questo chiaramente, però probabilmente per fare delle registrazioni veloci o per mandare in onda velocemente senza crearsi delle strutture nostre con tanti effetti, mix e cose varie, potrebbe essere comodissimo. Andiamolo a vedere. Noi abbiamo qui con noi questa novità che si è inventata la Zoom. Precisiamo che noi non prendiamo soldi da Zoom assolutamente, e quindi lo facciamo perché abbiamo creduto, l'abbiamo comprato, che questa attrezzatura qui possa risolvere il problema di molti che fanno radio o podcast oggi. Si tratta di PodTrack P8 ed è un sistema digitale molto semplice che fa questo. Ha 6 ingressi microfonici, quindi per 6 podcaster in contemporanea che possono parlare. In ognuno degli ingressi, che sono colorati con, per evitare di che sono numerati e colorati, così però più facilmente riesce ad abbinare l'ingresso del microfono alla cuffia relativa, quindi ci sono anche 6 cuffie, ognuna colorata a modo suo, quindi ognuno può regolare il volume della sua cuffia, che è anche comodissimo. C'è un ingresso dinamico e un ingresso phantom a 48 volts, che qui semplicemente è indicato col lampo e col microfono, cioè abbiamo fatto il disegno a prova di chi non è pratico di audio, quindi è abbastanza semplice. Nell'ultimo canale, il canale 6, c'è microfono dinamico, microfono diciamo alimentato a 48 volts e l'ingresso USB. Quindi mentre l'ultimo canale è riservato anche all'ingresso USB nel caso in cui noi collegassimo un computer al dispositivo per il tramite dell'ingresso USB che sta qua dietro. Ok? In realtà su questo ingresso USB può essere anche collegato un iPhone. Io ho provato l'iPhone, non so se pure gli altri telefoni, questo non saprei dirlo. Quindi noi possiamo utilizzare l'iPhone come dispositivo esterno. Lo stesso dispositivo esterno può essere utilizzato anche per mandare in onda. Quindi noi possiamo utilizzare un sistema di encoding radiofonico per iPhone, per esempio c'è EasyTrack e EasyCast. EasyCast che è un sistema di encoding radiofonico che tramite questo sistema riesce a mandare direttamente in onda. Quindi sostanzialmente la radio è costituita da questo più l'iPhone collegato, semplicissimo. Poi abbiamo quindi 6 fader che alzano il volume di ogni canale. Poi qui ci sono i due pulsanti che risolvono tutti i problemi che abbiamo visto prima sul mixer digitale. Ripetiamo, è un sistema compatto, economico, non è che può avere la stessa versatilità di un mixer digitale, però insomma ci si avvicina tanto per l'uso normale. Allora c'è una parte on air. On air è quello che manda nella diretta, quindi quello sostanzialmente che viene registrato o quello che va nei canali principali left e right. E poi abbiamo una parte muto, che muta proprio tutto il canale, sia nell'ascolto sia nella trasmissione in diretta. Fin qua è una cosa abbastanza semplice. Poi che abbiamo? Abbiamo un volume USB out, quindi noi possiamo regolare il volume di quello che va al computer che è collegato esternamente per registrare o per mandare in onda. Diciamo che questo non registra in multitraccia come l'altro mixer digitale, non può farlo. Lui registra sui dispositivi esterni solamente left e right. Però può registrare con la schedina integrata all'interno, che sta qua. Una semplicina schedina SD. Può registrare multitraccia sui 6 canali che stanno qua sopra, più il main. Quindi lui registra multitraccia internamente, ma non può essere una scheda audio multitraccia esterna. Però già è una grande cosa. Poi, qui c'è il volume d'ascolto, sarebbe il main, che prende il volume che sta in uscita.
E sostanzialmente queste sono le cose principali che fa. C'è un'altra cosa in più, due dispositivi in più, sono questi 9 pulsantini che mandano dei jingle, quindi tu ti prepari i jingle e li mandi. Già sono impostati su questi 9 pulsanti dei jingle di partenza che la Zoom ha preimpostato, tipo ta-ta-ta-ta-ta, pam, sai questi stacchetti così, no? Quindi sono preimpostati questi stacchetti, però ci puoi mettere You are listening to Studios Academy Radio, ce lo metti, te li prepari e ci sono degli stacchetti belli e pronti. Quindi sostanzialmente ti evita questo di andare a montarlo dopo. Puoi anche montare dei jingle lunghi, quindi le musiche di fondo sostanzialmente. Poi che abbiamo? Abbiamo questo dispositivo qua. Questo è un accessorio che viene comprato a parte. Eccolo qua. Questo è un accessorio che viene comprato a parte. A che serve? Allora, qui c'è la possibilità di inserire il jack per un telefono. Zoomata. Ok. Quindi col cavetto puoi andare verso il telefono. Però se compri questo accessorio, costa 40 euro. Che sì, io l'ho fatto, l'ho preso perché mi sembrava che dopo non lo trovi più, dopo un po'. Lo inserisci dentro. Qui fai il pairing col pulsantino laterale e tu c'hai il telefono che entra nel mixer in Bluetooth. E quindi praticamente le telefonate puoi farle direttamente dal telefono senza andare a fare collegamenti con jack e roba varia, che è comodissimo questo. Considerate che molti telefoni riescono a fare telefonate multiple e quindi per la radio è perfetto fare telefonate multiple, chiamare più persone e mandarle tutte quante dentro questo sistema. È a prova di scemo perché c'è il disegno del telefono qua, quindi il fader, chiunque capisce quando c'è un telefono, è un telefono, e qui ci stanno i 9 pad col volume loro, quindi riesci ad avere questa cosa. Qui c'è un'altra funzionalità importantissima, che è questa, che è la funzionalità registra, e da quel momento lui sta registrando, e la cosa importante è registra internamente, quindi internamente al far, poi mette dei flag su quello che succede. Quindi facciamo conto, adesso parla sempre Tizio, poi parla Caio, appena parla Caio dai un colpo di flag, così puoi andare a ritrovare. È più semplice, immaginate un podcast di 40 minuti, Come un marker di ciclo, è un secondo marker di ciclo, però di in Cubase, no, dici tu, il me. marker di ciclo in Cubase, questo però te lo fa on the run, te lo fa in diretta mentre tu cammini, pure Cubase te lo fa in diretta, però questo è comodissimo perché tu ce l'hai già detto, considerate che il display è piccolo qua, non è che. Quindi avere i marchi di Cilo qui è più facile, te lo trovi più facilmente. Questo perché tutto questo ti consente di fare il mix down all'interno. Quindi, oltre a poterla, diciamo cosa fa digitalmente. Ha una funzione mista, che è una funzione che fa compressore e destra insieme, cioè un solo fade, cioè chiaramente non è bersaglio con l'altro, cioè un pomello che ti fa compressore e destra insieme. Può fare fade in e fade out. Può tagliare delle parti e può fare il mix down. Può registrare in Wave o in MP3 e fare down mix in Wave MP3. Gli puoi dire che può registrare multitraccia o traccia singola stereo. Quindi puoi dirgli questo. Un'attrezza eccezionale. C'è cioè, l'unico piccolo difetto, se vogliamo chiamarlo difetto, che qual è? È il fatto che registra solamente a 4400. E non a 48, quindi se devi fare un video in contemporanea devi ricordarti che lui sta registrando in una frequenza completamente diversa da quello che è la maggior parte delle telecamere. Quindi oppure utilizzi un'app interna per iPhone, se lo utilizzi con un iPhone devi fare un podcast veloce con iPhone che ti consente di switchare a 4400, che ne sono diverse. Ok? Questo è l'attrezzo. A me sembra un attrezzo eccezionale. Il prezzo di questo attrezzo qua, che poi è pure ben rifinito, sembra pure bello da vedere, circa 400 euro. L'abbiamo preso da Merula, che ci ha fatto pure lo sconticino, quindi un po' meno di Tomano addirittura. Merula Strumenti Musicali, facciamo pubblicità che ci ha fatto uno sconto e gliela devo. Quindi questo qui è quanto, va bene? Ah, importante, una cosa importantissima, non l'avevo detto, funziona a batteria anche. Quindi può funzionare a batterie o con l'alimentatore che ti danno loro integrato. Il che significa che tu ti puoi fare i podcast sul campo. Devi fare un podcast, un'intervista a un attore X, te lo porti nella valigetta da quella da fetish, te lo apri là, ti rifai 4 microfoni e ti fai il tuo podcast. Che ve ne sembra? Bello. Ottimo. Stop.